Da Emanuela Comelli, benvenuti a questa nuova edizione di Guida Viaggi TG. Vediamo insieme quali sono i titoli più importanti della giornata. Riccardo Toto, la gara Valtour solo a determinate condizioni. Cinzia Renzi si dimette da Fiavet. Linate Fiumicino, il TAR del Lazio respinge il ricorso all'Italia. Dalla UE 700.000 euro per promuovere pacchetti turistici. Lanciata la campagna internazionale del brand Perù. Dovrebbe arrivare intorno alla metà di luglio la pubblicazione del bando di gara per Valtour. Ad attenderlo c'è anche Riccardo Toto, a capo di RT, che come noto ha manifestato il proprio interesse per 6 villaggi all'estero del TO. E confermiamo tale interesse, ribadisce il manager a Guida Viaggi a margine della conferenza stampa di presentazione della base di Verona di Livingston. L'interesse c'è, ma non se è vero ciò che sembra trapelare, vale a dire che la condizione sine qua non per la gara sarebbe la presentazione di un'offerta in primis per l'intero pacchetto dei villaggi italiani e poi a latere gli esteri. Così non è più il core business che ci interessa e non avrà senso partecipare. E se dovesse quindi sfumare l'operazione Valtour, ci sono altri dossier interessanti sul tavolo di Riccardo Toto. Più che dossier, spiega, ci sono una serie di aree che stiamo valutando insieme a dei partner. Non vuole rivelare di più Riccardo Toto, ma si sa che, come ha ribadito più volte lui stesso, RT è interessata ai villaggi, alle strutture e non al tour operating. Ricorda con parole che lasciano dunque intendere che, quantomeno per il momento, la ricerca dell'integrazione verticale non avverrà attraverso un'eventuale acquisizione di operatori, ma di strutture molto probabilmente sì. Guardiamo alle aree dell'Oceano Indiano più qualcosa in Mediterraneo. Dopo le dimissioni in associazione, una lettera per informare la stampa. Cinzia Renzi lascia la Fiavet. Ci sono momenti in cui dobbiamo fare delle scelte che ci porteranno a nuovi capitoli della nostra vita, si legge nella lettera. E per me questo è uno di quei momenti. In questi lunghi anni che mi hanno vista ricoprire per 5 anni il ruolo di consigliere Fiavet, 6 anni quello di presidente Fiavet Lazio e per 3 anni quello di presidente nazionale, il mio obiettivo, forse è meglio dire il mio sogno, è stato sempre quello di vederci tutti uniti a lavorare per la crescita della federazione e per la crescita delle aziende che abbiamo l'onore di rappresentare. Anche per questo ad Assisi ho ritirato la mia candidatura, per dare un segnale di unità necessaria ad affrontare i tempi difficili che stiamo attraversando. In questi mesi però sono accadute molte cose, attacchi gratuiti sia alla mia persona che a colleghi a me vicini e giorno dopo giorno mi pesava sempre di più essere in quella casa comune da cui pensavo che non sarei mai uscita. E così sono giunta a questa scelta ormai obbligata. La verità ultima è che non mi riconosco più in questa Fiavet. Il testo integrale della lettera si può leggere sulla nostra agenzia di stampa. Sulla vicenda del monopolio di Alitalia sulla Linate Fiumicino, la compagnia ha subito una prima sconfitta. Il TAR del Lazio non ha accolto il ricorso del vettore e ha fissato per il 10 ottobre la discussione sul merito. Vista la mancata sospensiva, dunque, resta fermo al 17 luglio il termine ultimo entro il quale Alitalia dovrà presentare all'antitrust il suo piano di riduzione dei voli sulla tratta in questione. La D della compagnia, Andrea Ragnetti, ha confermato che se sarà necessario sarà presentato ricorso anche al Consiglio di Stato. Plauso per la decisione del TAR del Lazio è già stato espresso da Francis Housley, direttore per l'Italia di EasyJet. La Commissione europea ha stanziato 700.000 euro per finanziare partenariati tra soggetti pubblici e privati per promuovere pacchetti turistici. Il contributo a fondo perduto è pari al 75% dei costi ammissibili dell'azione. Il progetto deve essere presentato da un partenariato transnazionale composto da almeno 5 partner di 5 diversi stati partecipanti. I beneficiari sono enti pubblici, istituti di istruzione e formazione accademica, agenzie di viaggio e tour operator, associazioni di categoria, ONG, fondazioni, think tank e piccole e medie imprese. Prom Perù ha presentato lo scorso 3 luglio la nuova campagna internazionale della marca Perù 2012. Il ministro del commercio estero e del turismo, nonché presidente di Prom Perù, José Luis Silva Martino, ha dichiarato che questa campagna non solo mira ad incrementare il numero dei turisti in arrivo in Perù, ma intende consolidare l'attuale immagine positiva del paese quale nazione moderna e in costante crescita nei mercati quali Brasile, Argentina, USA, Spagna, Francia, Germania, Italia e Cina. La campagna internazionale, la cui idea creativa è stata realizzata dall'agenzia pubblicitaria McCann Erickson,
è visualizzabile collegandosi al sito Peruinfo e consiste in annunci pubblicitari per la televisione, la stampa, pubblicità in luoghi pubblici, canali digitali e social network. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima edizione di Guida Viaggi TG.